2 giugno 1946, 74 anni fa, data del referendum istituzionale, l'Italia, dilaniata dalla guerra, sceglie di diventare repubblica, di passare dal sistema monarchico a quello repubblicano. Quella data segna nella storia del nostro paese una data di rinascita, di ripartenza, perché da quel momento in poi inizia un percorso istituzionale, sociale ed economico, lungo, faticoso, non semplice, ma che ha portato il nostro paese a grossi traguardi, a grosse conquiste, a diventare una delle più importanti nazioni. 2 giugno 2020, 74 anni dopo, l'ultimo giorno di lockdown, l'ultimo giorno di limitazioni, di restrizioni alla libertà di movimento, di circolazione, che pur ci ha costretti in questi giorni, in questi mesi, a limitare le nostre uscite e la nostra libertà di movimento. Io mi auguro che a 74 anni di distanza, questa data, il 2 giugno del 2020, possa segnare per noi tutti, per la nostra comunità cittadina, ma per la nostra comunità nazionale, una data da cui ripartire, da cui rilanciarsi, con la stessa speranza, con la stessa fiducia che animò gli italiani a recarsi al referendum, alle urne, a votare chi per la Repubblica, chi per la monarchia, dal 3 giugno si possa avviare un percorso che non sarà semplice, perché non abbiamo vinto la guerra contro il virus. Certo, abbiamo portato a casa dei risultati importanti, ma adesso viene l'opera più difficile, più dura. Ma io credo che con impegno, con sacrificio e con spirito di abnegazione ce la faremo. Quindi auguri San Severo, buona festa della Repubblica a tutti voi e a tutte le vostre famiglie.